Lui mi minacciò subito, mi disse: lei non sa in che guai si sta mettendo. E io lo guardai dritto negli occhi e dissi: lei non sa in che guai si è messo. E la mafia è ancora oggi un problema, ma sicuramente anche grazie a questa resistenza e ai sacrifici che questa resistenza ha comportato, non ha vinto, e anzi io sono fiducioso, il momento in cui ci sarà la sua sconfitta non è ancora vicino, ma sicuramente si è avvicinato. Però se non altro volemo, sa morte si può fare, e magari fra 100 anni, ma non è un abbrecare. Non si dicono parole forti, perché quello ha sbostato un sacco di soldi per l'oratorio dei nostri ragazzi. Ma come ti puoi permettere? Quelli sono soldi sporchi di sangue.